Impegnativo organizzare il viaggio, però ce l'abbiamo fatta senza troppi problemi. Il problema iniziale è stato quello di affrontare le vaccinazioni, in quanto avevamo timore per la malaria, avevamo timore per altri tipi di malattie, non conoscendo a fondo il paese. Finalmente ci siamo, abbiamo già posizionato i nostri attrezzi per la pesca, siamo in attesa delle catture, volevamo solo dire dove siamo di preciso. African Gold, che è l'organizzazione che accoglie i pescatori che arrivano da tutto il mondo in questi posti così meravigliosi, African Gold organizza di poter pescare in più laghi e noi siamo arrivati nel lago, diciamo, più accogliente, quello dove praticamente arrivano tutti quando vengono qui per la prima volta. Coloro che partono dall'Italia per venire qui a pesca in Sudafrica, è utile sapere che occorre praticamente portare solo il sacco a pelo, perché l'organizzazione mette a disposizione lettini e sedie. Two to three meters off the sea now. That would do.
an in line with the left hand edge of the back tree. That's right in that deep hole there. And then for your fourth one, I'd bring it across. Il patrimonio ittico di questo lago fa invidia a tantissimi altri laghi al mondo. Dico questo perché sappiamo l'esistenza di una ventina di esemplari oltre le 40 libbre. Il record di carpa specchi è di 59 libbre e la comune è un chilo sotto. Uno dei grossi vantaggi di venire a fare un viaggio di pesca catfish con African Gold è che African Gold offre la maggior parte delle attrezzature. Le attrezzature ovviamente che vengono fornite sono adatte al tipo di pesca che si effettua nei laghi di proprietà o in concessione dell'African Gold. Quindi per ogni pescatore vengono fornite 4 canne e 4 mulinelli. I mulinelli sono mulinelli ad alta capienza caricati con treccia, principalmente perché all'interno di questi laghi si possono trovare in alcuni presenza di granchi, in altri presenza di ostacoli, quindi un tracciato di grossa misura è pressoché indispensabile. Dopo le dovute considerazioni fatte in questi due giorni di pesca, siamo giunti alla montatura che secondo noi dovrebbe essere ideale per pescare al Donaldson. Praticamente abbiamo sostituito al posto del Leadcore del normalissimo tubetto in PVC. Questo perché nel Donaldson ci sono dei granchi di grosse dimensioni e i loro attacchi al Leadcore riescono molte volte vincenti. Il tubetto invece riesce a resistere con più tenacia a questi attacchi. Siamo nel pieno mese di agosto e abbiamo scelto ovviamente questo mese per ovvi motivi di lavoro, e questo mese qui in Africa è praticamente alla fine dell'inverno. Thank you.
queste temperature subiscono uno sbalzo termico notevole. Ora siamo quasi vicini e prossimi alla sera, abbiamo una temperatura di circa 20 gradi, è stata una temperatura gradevole per tutto il giorno, temperature ideali comunque per la pesca. Una delle nostre principali preoccupazioni prima di partire dall'Italia alla volta del Sudafrica era quella riguardante gli insetti, in particolare le zanzare. Data la nostra abitudine a passare degli agosti in Italia lottando con questo fastidioso insetto, pensavamo che qui in Sudafrica la situazione sarebbe stata perlomeno amplificata. Quindi ci siamo muniti di decine di contromisure contro questo temibile quanto fastidioso insetto, che obiettivamente nel mese di agosto qui in Sudafrica sono rivelate completamente inutili, perché non abbiamo visto ancora nessuna zanzara. Thank you.
Questa è la tipica imbarcazione fornita da African Gold per pescare all'interno del Goldmere. Richiede un minimo di pratica, comunque tutto sommato è molto maneggevole. Stiamo preparando alcuni marker un po' particolari per il Donaldson Dam. Abbiamo scoperto stamattina alcuni spot molto interessanti e li vogliamo marcare. I marker sono del tipo molto strano, nel senso che adopereremo delle lunghe canne di bambù ancorate da grossi piombi. Il tutto è molto molto semplice, ma soprattutto non spaventa il pesce, che è abituato a questo tipo di segnalazioni in questo lago. Stiamo ricercando delle zone dove il fondo presenta una consistenza molto compatta. Qui l'abbiamo trovata, il fondo è molto duro a rispetto di altre zone dove è presente un spesso strato di merda. In questo punto useremo il nostro marker. Per quanto riguarda le granaglie, se ne occupa direttamente l'African Gold, per cui si evitano i problemi di trasporto e consistono praticamente in ogni tipo di granaglia. A pescare in Sudafrica non è poi così difficile, in quanto l'organizzazione di Marty Davidson pensa a coprire tutto quello che riguarda l'attrezzatura. Quello che invece dobbiamo pensare di portare è sicuramente quello che riguarda le esche per innescare. Questo non perché qui non si trovino delle esche buone per i terminali e per catturare i pesci, ma più per una nostra fiducia. Noi abbiamo portato alcuni tipi di pop-up, alcuni tipi di affondanti e alcuni ammolli per innescare i nostri terminali con la massima fiducia. Visto questo, dovremo portare dal nostro paese alcuni terminali già pronti. Alcuni attrezzi per innescare e per costruire dei terminali. Questo è quello che copre tutta l'attrezzatura da pesca che noi dobbiamo portare dall'Italia.
Thank you.
Sono contento.